Io ho mandato Stefano Esposito ad Ostia, gli ho chiesto di fare il commissario ad Ostia, dove non credo per responsabilità mia, ma in cui c'è, ad Ostia c'è una situazione di pervasività degli interessi criminali della mafia enorme e radicale che nessuno ha affrontato negli ultimi 20 anni in questa città per responsabilità della procura. Come probabilmente pensa di affrontarlo lei, Orfini? Attenzione, per responsabilità della procura, gestione precedente a Pignatone, perché segnalo che quando noi, presidente Zingaretti, denunciavamo la presenza delle organizzazioni criminali, c'erano procuratori di questa città, gestione precedente a Pignatone, che dicevano che la mafia a Roma non esisteva, non la politica. Ho mandato lì Esposito, abbiamo fatto sciogliere il municipio di Ostia perché abbiamo capito che un municipio da solo non può contrastare una situazione di infiltrazione come quella, abbiamo riportato i poteri al Campidoglio e per questo siamo stati anche minacciati dalle cosche di Ostia come reazione a questo. Noi, come sono minacciate tante persone quotidianamente, c'è una giornalista di Repubblica, Federica Angeli, che voi credo avete anche invitato in passato. Alla quale va anche la nostra solidarietà perché è minacciata. Esattamente, che è minacciata per le inchieste che ha fatto e che noi ovviamente ai noi. Sì, ma dice Scanzi, siete voi quelli che non vi siete accorti prima, i più adatti a fare questa operazione? Sto dicendo che a quanto pare io credo di sì, e credo che quello che stiamo facendo è cercare di rispondere ai dubbi di Scanzi con le azioni. Tu hai citato Barca, il rapporto a Barca gliel'ho commissionato io, non è che gliel'ha commissionato qualcun altro. Per curiosità, non so se stai parlando dello stesso Esposito che ieri ha lasciato intendere in maniera vergognosa, e spero tu ne prenda le distanze, che ci sarebbero legami tra Lissandro Di Battista è un membro del clan Spada semplicemente per una condivisione su Facebook, che è una roba di una gravità assoluta. Aspettavo il momento in cui avresti fatto l'avvocato d'ufficio del Movimento 5 Stelle. Guarda, allora, io non faccio l'avvocato di difesa di nessuno, semplicemente se si tratta di scegliere tra l'onestà di Battista e di Orsini, prendo tutta la vita di Battista. Prenditi tutta quella di Battista. Allora, vediamo se lo dici anche alla fine di quello che ti racconto. Cosa è successo? Noi cosa abbiamo obiettato? Molto rapidamente le chiedo. Sì, molto rapidamente, però, visto che si usano questi argomenti, mi prendo il tempo necessario. Benissimo. Cosa abbiamo? Altro che Scanzi, te la posso spiegare. Il senatore Esposito ha scritto un post nel quale ha segnalato una vicenda, cioè che il capo clan o quello che è considerato tale della famiglia Spada, attualmente la più pericolosa ad Ostia, ha irriso a Stefano Esposito medesimo, a me, ma questo è irrilevante, e a Federica Angeli in un post sulla sua bacheca Facebook qualche giorno fa, in risposta a delle dichiarazioni molto dure che Esposito aveva fatto, dicendo che noi eravamo lì per spazzare via quelle famiglie da Ostia. Tutta la politica ha dichiarato la propria solidarietà, non dico a me a Esposito, che non ci serve, ma a Federica Angeli. Gli unici che non hanno espresso solidarietà a Federica Angeli sono stati quelli del Movimento 5 Stelle. Dico una cosa in più, nel municipio di Ostia, quando si votò un ordine del giorno di solidarietà a Federica Angeli, il Movimento 5 Stelle non votò a favore, non si è mai capito perché, di quell'ordine del giorno. Ora, noi ci saremmo aspettati, di fronte a una cosa del genere, a quello che era successo più di recente, cioè le minacce ripetute, definita scrofa giornalaia Federica Angeli, che la politica deponesse per un momento le polemiche e unanimemente mostrasse solidarietà, ribadisco, non a noi ma alla giornalista. Il Movimento 5 Stelle non l'ha fatto. Allora, quello che Esposito ha fatto notare è una cosa in più, che il giorno dopo questo presunto capo clan della famiglia Spada ha condiviso un post di Alessandro Di Battista dicendo, vado a memoria ovviamente, vedete da cosa vogliono distogliere l'attenzione parlando di noi. Però questo anche non significa Stefano Esposito, sto dicendo di Stefano Esposito, non è che ha detto che per questo Alessandro, se legge il post non c'è scritto questo, ma anche di fronte a una cosa del genere io mi sarei aspettato da Alessandro Di Battista che dicesse una cosa semplice: noi con quella famiglia ci fa schifo e non deve condividere i miei post. Sai, loro perché fanno i miei politica no, perché sono gli unici che hanno la questione Scanzi, morale al centro. Voi non mi sembra che ce l'abbiate, caro Orfini. Anche i simboli. È veramente bizzarro. Contano che anche i simboli. Non mi interrompere. Contano anche i simboli. Ti interrompo, hai parlato 7 minuti. La televisione che va bene. Facciamo così. Facciamo così. No, però fermiamoci. Ha chiuso. Però su questa cosa ci tengo perché intanto ritengo che ci dovrebbe essere una riflessione sul fatto che a noi ci minacciano. Va bene. State facendo. Ma
dicendo... ma che soprattutto di fronte a questo un leader politico come Di Battista Stelle... dovrebbe dire non vi azzardate a condividere i miei post perché con gente come lui questo... non l'hanno detto e non hanno e dopo va bene ci aspettiamo ancora espresso bene. Solidarietà a una giornalista che vive saluto perché è minacciata dalla mafia bene allora fatemi non la devi esprimere te lo so che tu la esprimi ma né Di Battista posso salutare Roberta Lombardi ha scritto un post che ti invito a leggere dimmi se ti fa schifo.